In realtà io mi trovo a parlare in un evento che riguarda il rapporto sullo stato della previdenza. In realtà presento un prodotto che riguarda invece le prospettive, nel senso che sono stato invitato a scrivere e di conseguenza a parlare del potenziale dell'uso di derivati, che io chiamerò poi strutturati, all'interno di portafogli con orizzonti lunghi. La motivazione nasce da recenti evoluzioni legislative che riguardano il mondo dei fondi pensione, ma che potrebbero in effetti estendersi anche a tutta la previdenza, cioè il ruolo chiave che nella nuova legislazione e regolamentazione è giocato dal concetto di efficiente gestione. Il concetto di efficiente gestione implica non soltanto prendere delle decisioni in una maniera ottimizzante, ma anche potenzialmente allargare lo spettro degli attivi, in particolare oggi mi occuperò di attivi, che vengono utilizzati per perseguire tale efficienza della gestione. E quindi c'è un movimento, sia da un punto di vista del dibattito accademico, ma credo anche dal punto di vista dei practitioners, che recentemente si è focalizzato molto sulle attività alternative. In effetti io penso di avere due pezzi in quel rapporto, l'altro pezzo è sulle attività alternative. E di recente c'è anche un po' di discussione sul fatto che la previdenza possa o no utilizzare tali attivi i famigerati prodotti derivati, e oggi sono qui in sostanza a dirvi sì, perché no, sono delle attività come le altre. Il fatto che siano state utilizzate male per un periodo della storia non mi dice niente su cosa queste attività possono fare in futuro per migliorare la gestione dell'attivo. Ok, quindi nella sezione del rapporto che vi presento, di cui sto per parlarvi, ci sono tre domande a cui ho cercato di rispondere. La prima domanda è se ex ante, cioè prima che la performance venga realizzata, utilizzare i derivati rappresenta una maniera per migliorare le caratteristiche del trade-off rischio-rendimento che è disponibile ad un investitore di lungo termine, quale un investitore di natura previdenziale dovrebbe essere. Quindi non parliamo di speculazione, non parliamo di trading a giro stretto di questi strumenti, ma del lungo orizzonte. Secondo, ci sono, nel mio pezzo non ne potrò parlare, comunque anche delle riflessioni su quello che sappiamo nella letteratura economico-finanziaria sulla performance ex post dell'uso dei derivati, cioè chi usa i derivati nella gestione del portafoglio attivamente, non soltanto per scopi di hedging, fa meglio oppure no alla prova dei fatti. Infine ho alcune riflessioni che in realtà vengono tra un attimo sull'opportunità di fare convergere le due tematiche di cui accennavo, cioè l'utilizzo dei derivati, le classi di attività alternative, nel senso che è possibile vedere i derivati anche come una maniera efficiente, abbastanza economica dal punto di vista dei costi, per prendere posizione su una nuova classe di attività che è la volatilità. Ok, cosa sono questi derivati? Non so, non sto a guardare tutti i punti della slide. In realtà sono meglio noti nell'industria come strutturati, cioè di solito il derivato che ho in mente, a cui anche la letteratura finanziaria ha guardato, non è la singola opzione, lo swap, il futures, il forward, ma un paniere, un basket che combina diversi di questi elementi per produrre dei payoff, cioè delle prestazioni, dei pagamenti a scadenza che sono desiderati da parte del gestore. Una volta che vi dico che parliamo di strutturati, la gamma disponibile è infinita. Se andate sul sito di Borsa Italiana ne trovate alcune centinaia listati in borsa, cioè la cui negoziazione è tutto sommato supervisionata e beneficia della presenza di un market maker. In realtà mi sono accorto, parlando con i miei colleghi e i practitioners, che c'è un tema, alla fine con termine con quello dei derivati, che è il tema dell'utilizzo di ETF, ETC, ETN nella gestione di portafoglio. E sapete bene che alcuni tra questi strumenti, in particolar modo se parliamo di ETC ed ETN, ed in particolar modo se prevedono posizioni corte, possono essere essi stessi utilizzati per costruire in casa, anche in questo caso in maniera piuttosto economica, cioè a basso costo, degli strutturati con dei payoff interessanti. Quindi potete vedere parte di quello che dico anche come riferito a queste classi di attività che sono molto popolari. Ok, allora la prima cosa che vi voglio dire
è che ci sono due maniere piuttosto ingenue, ma comunque non erronee, attraverso cui un derivato può entrare in portafoglio. La prima, che è stata già citata in precedenza, è che il derivato può entrare in portafoglio con funzioni meramente assicurative, cioè il portafoglio esiste, il derivato viene aggiunto al portafoglio, di solito con scopo di copertura. Quello che vi sono venuto a dire è che questo modo di trattare i derivati non è erroneo, non è scorretto, ma è probabilmente inefficiente, cioè non aderisce al principio dell'efficiente gestione. C'è un secondo modo di vedere i derivati, sono classi di attività, nel senso che alcuni derivati, anche molto semplici, quindi le opzioni, i cover warrant che vengono scambiati sui mercati ufficiali, sono generalmente molto sensibili all'andamento della volatilità del sottostante e quindi scambiarli, prendere posizioni sulle tipologie che sono disponibili, è una maniera per prendere posizioni lungo o corte sulla volatilità. Perché lo dovremmo fare? Perché lì c'è un esempio, un grafico che riguarda l'S&P 500 e il VIX, ma ci sono grafici e comunque informazioni di questo tipo ovunque su internet. Durante la crisi finanziaria è diventato piuttosto evidente che un innalzamento della volatilità tende a prevedere un ribasso dei mercati e che quindi essere lunghi nella volatilità è una maniera per assicurare naturalmente il valore del portafoglio da forti ribassi di mercato. Okay? In realtà non sono qui neanche a parlare di questo. C'è una terza maniera di vedere il derivato diventa una classe di attività nobile al pari di azioni e di obbligazioni. Ha la stessa dignità, nel senso che molti derivati, non tutti, molti strutturati, sono quotati su listini ufficiali, beneficiano della presenza di un market maker e quindi da questo punto di vista non sono completamente diverse da classi di attività più tradizionali, cioè potrebbero essere visti come classi di attività alternative. Allora, la domanda diventa, ok, non mi piacciono, hanno una cattiva reputazione, mi stai dicendo che però potrebbero essere richieste dal principio dell'efficiente gestione, che cosa vuol dire? Ora, vuol dire, se guardate alla letteratura economico-finanziaria, che è il punto di vista che io rappresento, che se scrivete un problema di ottimizzazione del portafoglio e fornite all'ottimizzatore, cioè a chi risolve il problema, la possibilità di investire in derivati, generalmente la posizione in derivati non sarà zero e la posizione in derivati verrà presa contestualmente, determinata contestualmente alle posizioni che vengono prese in altre classi di attività, azione, obbligazione, titoli di Stato, obbligazioni corporate e così via, mercati emergenti, e andate ad aggiungere le classi di attività alternative che vi potrebbero interessare. Domanda: quanto devo investire? Perché naturalmente chiamati in causa di fronte ad un giudice, per esempio, c'è la necessità anche di giustificare le scelte che si sono fatte. E qui purtroppo nel caso dei derivati, a differenza di azioni e di obbligazioni, è indispensabile avere un modello di ottimizzazione a cui riferirsi. Non soltanto perché il modello suggerisce che cosa fare, ma anche perché diventa una maniera per difendere, dimostrando di essere stati efficienti, cioè di avere seguito il principio dell'efficiente gestione, di essere stati ottimizzanti. Allora, io poi nel pezzo che trovate ho fatto l'esempio di un modello che è un po' un modello stato dell'arte, non è particolarmente avanzato o complesso, ma direi che è il minimo che ci si aspetta da qualcuno che voglia seriamente considerare il problema dell'inclusione dei derivati. Quello che sono venuto a fare oggi però è darvi l'intuizione per quello che il modello fa, a che cosa serve il modello. Allora, se voi vi concentrate soltanto sull'attivo, è molto interessante anche il problema dei derivati in presenza di ALM, ma anche in accademia e letteratura sappiamo piuttosto poco di che cosa fare, quindi è un argomento di studio aperto, quindi oggi mi occupo soltanto dell'attivo. Potete vedere il vostro punto di partenza come questo del libro di testo tradizionale. C'è una frontiera di opportunità, c'è un tasso privo di rischio, che ho supposto essere positivo, attualmente è essenzialmente zero, e voi vi trovate a scegliere in base alle vostre preferenze, in base alle preferenze dei vostri sottoscrittori, in base anche al passivo, su questa linea rossa. La scelta è il punto, diciamo, dorato, questo portafoglio che vedete in quel caso. Il punto è che in presenza di mercati completi, cioè se vivessimo in un mondo in cui qualunque posizione può essere presa, qualunque tipo di assicurazione può essere acquistata, aggiungere i derivati non sposta il problema. Cioè vedete che la frontiera efficiente diventa soltanto più spessa perché include i derivati, ma la sua posizione non è cambiata.
Se i mercati sono invece incompleti, e di solito anche gli accademici concordano sul fatto che ci sono opportunità di hedging, di assicurazione, che non sono facilmente scambiabili nel mercato, l'effetto dei derivati è spostare la frontiera verso l'alto e verso sinistra, cioè migliorare le opportunità di investimento che sono disponibili all'investitore così come al gestore dell'attivo. Quando la frontiera si sposta, lo spostamento è misurabile nella frontiera che sta più a sinistra e più in alto, le vostre scelte non vengono più fatte sulla retta rossa originaria, ma vengono fatte su questa nuova retta che è più inclinata e che vi dà accesso a delle combinazioni di rischio e rendimento migliori. E per esempio il vostro portafoglio passa dall'essere questo portafoglio, vabbè, niente, non riesco a illuminarlo perché ho perso, passa dall'essere questo portafoglio che vedete a quest'altro portafoglio. In questo caso è un portafoglio che si caratterizza per essere più rischioso, però il problema fondamentale è che dovete fare dei calcoli per determinare che cosa accada. Quindi la conclusione è che segue un modello, cioè questo giochino con le curve è una cosa da studenti, qualitativamente vi illustra come pensare al problema, ma servono dei calcoli per quantificare come è fatta la nuova frontiera e qual è il nuovo portafoglio su cui vi volete collocare. In particolar modo penso che a livello di rendicontazione della vostra gestione serva a quantificare attraverso un modello il miglioramento delle opportunità di investimento che voi perseguite, cioè questa rotazione verso l'alto e verso sinistra della retta rossa su cui voi effettuate le vostre scelte. Nel mio intervento, che è incluso nel rapporto, ho offerto un tale caso, che non è un gioco di curve, ma è un modello statistico abbastanza semplice, ha una ventina d'anni questo nel mondo del prezzo dei derivati, che però può essere asservita al calcolo dei pesi ottimi di portafoglio da destinare nei derivati. Adesso io non vi sto ad annoiare, qui ci sono i dettagli, però non riuscirò mai naturalmente a coprirli, e comunque coprirli richiederebbe una notevole comprensione delle caratteristiche del modello. La cosa divertente di questo modello è che vi consente di fare i calcoli sia di quanto dovreste investire nel derivato che del vantaggio in termini di fee annuale che potete intascare, far pagare per l'inclusione del derivato in presenza di ipotesi sui parametri. Ora, quello che segue è un esempio. Io ho fatto l'esempio di questo strutturato. È uno strutturato fatto così, è semplicemente l'acquisto di una put e di un'opzione call. È uno strutturato molto semplice che in realtà esiste. Questo strutturato si chiama double win ed è abbastanza popolare quando ha come sottostante le valute. In alcuni periodi trovate questo strutturato quotato sulla borsa di Milano, quindi qualunque investitore può accedervi. Il payoff dello strutturato è quella riga che vedete in blu nel grafico superiore, quindi è un particolare prodotto il quale paga, specialmente nel caso di perdite, vi offre una leggera partecipazione ai rialzi nel caso di guadagni nel mercato sottostante e comporta soltanto una piccola perdita nel caso in cui la volatilità sia bassa, cioè il valore del sottostante non si muova molto rispetto al valore corrente. Quindi in pratica state comprando qualche cosa che vi fa essenzialmente hedging del rischio, in particolar modo del rischio di coda sinistra. La cosa simpatica, adesso io è inutile che insista molto sui risultati, è che una volta in cui avete fissato un modello di vostro interesse, e il dibattito deve necessariamente svolgersi sul modello, sui parametri del modello, potenzialmente attraverso l'intervento di un advisor esterno che possa naturalmente verificare la validità delle ipotesi che vengono fatte, potete impegnarvi in qualunque tipo di calcoli. Per esempio in questo grafico, in rosso, Psi, è il peso che deve essere assegnato da un gestore di portafoglio allo strutturato al variare dell'avversione al rischio, che leggete sull'asse orizzontale. Come vedete, anche investitori, gestori molto rischiosi, con livelli di avversione al rischio elevati, comunque entrano nello strutturato. Il motivo è semplice da capire, perché questo strutturato non è uno strutturato cattivo e speculativo, in realtà il ruolo di questo strutturato è fondamentalmente quello di hedgeare i rischi. Un'altra cosa interessante è se c'è domanda per gli strutturati anche quando non siete speculativi, avete un orizzonte di lungo periodo. Come vedete la risposta è sì, il peso dello strutturato non dipende molto dall'orizzonte. Se anche il vostro orizzonte fosse di 20 anni, lo strutturato permane. Infine, non vi annoio con i dettagli,
è possibile utilizzare il modello anche per procedere al calcolo di qual è il valore economico, il vantaggio economico che lo strutturato dà, espresso come percentuale annua. È un calcolo abbastanza semplice. Come vedete, se siete poco avversi al rischio, scusate, lo strutturato ha un valore alto, quasi incredibilmente alto, 30% l'anno, incredibile. Ma man mano che vi spostate verso valori di avversione al rischio più plausibili, cioè abbastanza elevati, lo strutturato mantiene valore nell'ordine di 2-3% anno, che comunque rimane interessante. Stesso ragionamento per l'orizzonte di investimento. Questo è unicamente un esempio. Avessi cambiato il modello o trovato delle stime diverse per i parametri, questi grafici si modificherebbero e naturalmente ognuno è chiamato a fare i calcoli in base alle proprie esigenze.